Sarà una domenica speciale per Giulianova. Nel giorno in cui si riaprono le urne per scegliere il nuovo primo cittadino, il Rubens Fadini è pronto ad accogliere il tutto esaurito in vista della finale playoff di ritorno col Prato. L'entusiasmo è alle stelle perché l'obiettivo è a portata di mano dopo l'impresa dello stadio Lungo Bisenzio, dove la punizione di Daniello, deviata dalla barriera, ha regalato il successo ai giallorossi, pur in emergenza difesa. Vittoria che poteva essere più ampia se la terna avesse dato l'ok ai centri successivi di D'Antoni e D'Urso. Il Giulianova parte comunque da una situazione di vantaggio e mentalmente è proprio questo l'aspetto che Bitetto dovrà controllare maggiormente. L'atmosfera è quasi quella della promozione già conseguita, ma c'è un'altra partita con tutte le sue incognite e la semifinale di ritorno col Bassano deve insegnare. Lì la squadra entrò in campo contratta, forse perché c'erano due risultati disponibili, e soffrì molto. Il Prato, se vuole ribaltare la situazione, dovrà vincere con due gol di scarto. Con un solo gol di differenza si andrebbe ai supplementari e, restando questa la differenza, salirebbe comunque il Giulianova, che potrebbe chiudere la pratica in 90 minuti con una vittoria o un pareggio. Ancora determinante sarà il catino del Fadini, vestito di giallorosso con oltre 3.500 tifosi giugliesi, pronti a spingere la squadra in prima divisione, la ex C1 che tornerebbe dopo due anni di purgatorio, roba da non credere, ricordando le tribolazioni finanziarie della società e quelle del campo con la salvezza dello scorso anno all'ultima giornata e dopo una impetuosa rimonta sempre targata a Bitetto. Domenica il tecnico sarà privo dello squalificato Daniello e spera in un recupero in extremis di Del Grande, fermo in settimana per una botta ricevuta a Prato. 4-3-3 solito in caso positivo, altrimenti qualcosa andrà rivisto, non è esclusa la difesa a 3, Cimina con i rientranti Vineto e Garaffoni, Olier e Sosi più alti ai fianchi di Croce e Pucello. Nel Prato assente di sicuro il mediano Fogaroli, dalla Toscana previste 200 presenze.